No, relativamente alla quota che è stata definita. Presentarti, giusto questa Sì, domanda. sono Lisea Brivis, consigliere dell'ordine degli ingegneri di Pordenone, libero professionista. Allora, no, dicevo, nel corso della pianificazione, comunque della redazione del piano della direttiva Alluvioni, avete definito una quota sul ponte Amadeva all'incirca di 18,55 metri sul livello del mare, che è grosso modo la quota registrata sull'evento del 66. La quota è conseguente a ogni tempo di ritorno di 100 anni, comprensiva della laminazione effettuata dalla diga della vedova. Allora, nonostante c'è una apparente contraddizione, mi interessa capire perché l'avete accettato in un certo senso. Da una parte, sì, devo dire, Ravedis, insieme a interventi sul Meduna, sono stati pensati per salvarci dalla piena del 66, sono interventi conseguenti successivi alla Commissione dei Marchi, individuati con la Commissione dei Marchi. Voi, cioè, comunque, percepite un rischio a Pordenone tuttora molto più elevato di quello che poteva essere nel 66. Allora mi chiedo, cioè, perché fondamentalmente siamo arrivati a questo punto? Perché dare una pianificazione a Pordenone sul rischio a 50 anni di distanza, cioè adesso, con le quote più o meno del 1966, fondamentalmente, e non a livelli più bassi. E perché se questo è il livello percepito, cioè perché la Regione da domani mattina non si mette attivamente, fattivamente a realizzare opere strutturali che ci aiutino, che ci laminino ulteriormente le piene, cioè dovrebbe essere un elemento, un argomento d'urgenza della pianificazione, dell'azione politica della nostra Giunta. Risponderei subito. Intanto, diciamo delle considerazioni di natura generale. Noi queste considerazioni le stiamo basando su eliti di natura modellistica e per istituto generale un modello può avere sempre degli elementi di elevata incertezza per ovvi motivi. Lei conosce bene il mestiere e quindi sa perfettamente di cosa stiamo parlando. La seconda questione riguarda le ipotesi idrologiche che sono state fatte, perché l'idrologia, se Dio vuole, si è evoluta anche positivamente, per cui a fronte di ipotesi idrologiche che anche il piano di sicurezza aveva ricostruito, perché tenete conto che l'idrogramma del 1966 è un idrogramma ricostruito, non è un idrogramma reale, quindi nell'ambito del piano del 2007-60 è stato predisposto un apposito modello geomorfoclimatico, che è l'ultima generazione di modelli attraverso i quali si trasformano le piogge importate, e sulla base di questi elementi diciamo, di ampia discussione a livello del comitato tecnico, è stato ritenuto che diciamo, nell'ambito del piano del 2007-60 fosse assunto con certi presupposti, non entro nel merito dei vari coefficienti, eccetera, eccetera, che in sostanza dovrebbe caratterizzare non solo il bacino dell'Ivenza, ma tutti i bacini dell'Alto Adriatico. Terza considerazione, il bacino di Ravedis, di laminazione di Ravedis, non è stato simulato secondo la sua effettiva potenzialità, ma è stato simulato in relazione al piano di laminazione che attualmente è disponibile. Quindi l'efficacia di Ravedis è probabilmente ben più ampia di quello che in questo momento viene simulato, ma lei, ingegnere, che conosce bene il mestiere, sa che un conto è lavorare in tempo reale e un conto è lavorare con delle manovre precostituite. L'efficacia di quel serbatoio può ampiamente, in questo momento, a fronte del fatto che quel piano di laminazione è attualmente così costituito, noi abbiamo tenuto conto soltanto di questa fase attuale.
Poi, se ci mettiamo altre variabili ampiamente, diciamo, difficilmente commensurabili, in questo momento dove non c'è un sistema previsionale efficiente ed efficace, il comportamento che può assumere la sfasatura o la sfasatura dell'onda in funzione delle manovre che possono essere fatte dal ponderate e quant'altro, induce ad essere assolutamente prudenti. Se vogliamo metterne qualcun'altra, la morfologia del corso d'acqua, se proprio vogliamo, tra il 66 adesso può darsi sia anche cambiata, forse peggiorata, perché se è stato canalizzato probabilmente anche una reattività diversa. Però io direi che più che fare un ragionamento di questo tipo, che tra virgolette può essere più o meno oggetto di una discussione, potremmo discutere con il generale che ci conosciamo molto bene e che stimo moltissimo, io direi che qualsiasi osservazione di questo tipo viene accolta con grande attenzione. Se ci sono delle valutazioni da fare, per amore di Dio, le faremo. Il nostro unico problema non è tanto quello di farle, è trovare il tempo di, diciamo, di focalizzare queste questioni, perché siamo un numero molto limitato di persone, quindi evidentemente per lavorare su questo tipo bisogna dedicarsi con grande attenzione e nei limiti di quello che evidentemente abbiamo disponibilità. Non è che ci tiriamo indietro se si tratta di ragionarci sopra e di valutare le questioni nell'ambito di questo spettro. Quindi se questa è una prima risposta molto superficiale, in quanto evidentemente per dare una risposta ben ponderata e ben, diciamo, consolidata ingegneristicamente, va ripreso per mano tutto il percorso, valutato in tutti i suoi aspetti, di cui siamo molto sereni e molto tranquilli con questo tipo di impostazione, e se ci sono degli elementi che vanno riconsiderati, non c'è nessun problema a riconsiderarli. Punto fondamentale, mi permetto di insistere su questa questione, tenete conto che il serbatoio di Ravelis necessita di un sistema previsionale che tenga conto della rete idrografica nel suo complesso, perché voi, una manovra errata di Ravelis può fasare l'onda a tre acque. Quindi l'operazione che va fatta, e credo che va fatta, è la misura perno della direttiva 2007, il piano che uscirà, se uscirà, anzi essere sicuro, ha una misura carne, sistemi previsionali, questo ci vuole, perché manovrare i serbatoi evidentemente richiede questo tipo di strumenti. Credo che questo sia una questione nota, non entro nel merito adesso della regione che darà la risposta direttamente, per quanto... Quindi riassumendo, nell'ambito di quello che possiamo, diciamo, disporre in termini di tempo, noi, se si tratta di rileggere i dati 1855, non entro neanche nel merito se stiamo ragionando di un modello che ha migliaia di variabili dalla scabrezza, ma per il generale questo non vale la pena di tutto, perché è uno che conosce benissimo il mestiere, lo sa perfettamente, certamente merita di essere considerato in tutti i suoi aspetti con grande rispetto, perché evidentemente viene da colui che da una persona che conosce molto perfettamente. Mi permetto di aggiungere qualcos'altro all'ingegner Baruffi, che ha già risposto in larga parte, diciamo, all'osservazione. Noi potremmo come regione fermarci a dire in maniera talebana: questi sono i risultati del modello matematico che ci dice, insomma, 1855, punto, basta. Però in realtà questo livello non è, riteniamo, al momento attuale, tanto stiamo parlando di tempi di ritorno che hanno appunto una certa significatività, quindi parliamo di tempi di ritorno di 100 anni. Se noi andiamo a vedere un po' come funziona appunto questo, il bacino dell'Ivenza, come appunto avvengono le piene, come avevo detto prima, è forse il bacino più complicato di tutti all'interno della regione, perché abbiamo tre corsi d'acqua, uno di risorgiva, che poi viene alimentato da successivamente appunto dell'acqua di lavamento di altri bacini, e due torrenti, che sono il Meduna e il Cellina, che sono regolati da delle dighe a monte.
Allora, intanto, se dovessimo fare un lavoro serio, come farebbe magari, si farebbe qualche altra parte, magari in qualche fine d'Europa, noi dovremmo al PAI applicare un'analisi del rischio sulla gestione degli invasi. Perché noi assumiamo che le operazioni di apertura o chiusura o di laminazione funzionino perfettamente, che la piena viene tagliata perfettamente al colmo, cosa che in realtà non esiste nel mondo, avviene molto raramente, perché è molto difficile riuscire a tagliare una piena nel suo colmo. Quando si definiscono delle misure delle operazioni di apertura e chiusura delle paratoie, bisogna essere sicuri al 200%. E questo lo si può fare solo se si ha dei sistemi di allerta, di previsione collaudati, tarati e calibrati. Prima cosa. Seconda cosa, la VEDIS è importante, la VEDIS, non è vero che la VEDIS non serve a niente, visto che abbiamo gli stessi valori di quota con o senza la VEDIS. La VEDIS svolge una funzione molto importante, ricordiamoci però che non è ancora collaudato del tutto. Il consorzio, qui c'è l'ingegnere Giovanni che eventualmente potrà spiegarvi meglio certe cose, sta lavorando sulle laminazioni, stanno imparando bene a usare appunto questo nuovo giocattolo, un giocattolo molto importante, per cui intanto per imparare a usare una diga ci vuole tempo, ci vuole esperienza e bisogna tararlo su tanti eventi di piena. E da quello che ho letto, da quello che ricordo, la VEDIS può fornire circa 24 milioni di metri cubi di laminazione o qualcosa del genere, mentre un'altra opera importante prevista per il bacino del Cellina, che è la diga di Colle, che così era stata prevista perlomeno nel piano stralcio della sicurezza idraulica del Cellina Meduno, non so mai se verrà fatta, questo non lo so, però lì si prevedono 40 milioni di metri cubi di laminazione. Quindi il contributo del Meduna è importantissimo. Ma c'è un altro punto che secondo me vale la pena soffermarsi, che è, non sono tanto le dighe, ma è la capacità che ha il Meduna stesso di far transitare le portate, perché il Meduna in località visinale si restringe a 130-140 metri di larghezza. Il problema, a mio avviso, è anche questo, cioè abbiamo un collo di bottiglia, che è rappresentato da visinale, per cui noi possiamo fare tutte gli scarichi, tutte le laminazioni che vogliamo, però se arriva giù una portata complessiva dal Cellina Meduna che è superiore alla portata che è effettivamente transitabile senza rigurgito a visinale, è evidente che si formano dei rigurgiti a monte. Se non ci fosse la diga di Ravedis, il rigurgito sarebbe evidentemente maggiore, ma cosa la stima con o senza la diga di Ravedis in questo momento è di qualche decina di centimetri la differenza, non di più. I modelli matematici sono importanti, sono importantissimi, però è altrettanto vero che basta cambiare la scabrezza di un modello e ho un risultato completamente diverso. Basta cambiare il timing o il momento in cui faccio intervenire la portata di picco e ho delle operazioni completamente diverse sul comportamento, sulla risposta del fiume. Quante simulazioni sono state fatte su Prade Gai, sulla cassa appunto, no? Al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia? Si possono inventare decine e decine di scenari diversi, per cui è molto difficile riuscire a dire con precisione, no? Con questa opera il tirante sarà esattamente questo qui. Tra visinale e la zona appunto io faccio sempre riferimento a quella targhetta che c'è sulla chiesa della Santissima Trinità, che indica appunto 18,55, il gradiente più o meno la differenza di quote è circa 10-15 cm. Se noi diamo per buoni certi studi matematici fatti successivamente, probabilmente non sarà 18,55 ma sarà 20-30 cm meno. Ma stiamo discutendo di 20-30 cm in meno, non di un metro in meno. Per cui capisco le preoccupazioni, capisco chi ha fatto degli investimenti sul territorio, capisco chi ha delle proprietà e che si vede questi vincoli creati dall'alto che li vanno a deprezzare il terreno, va a deprezzare la proprietà, però credeteci, il fatto di apporre dei vincoli non viene mai fatto a cuor leggero, per cui sappiamo quali sono le conseguenze di un più 1, più 2, più 3 sul territorio.
Io ho ancora due domande prima di lei, però vi invito un pochino a essere brevi perché abbiamo ancora due interventi. No, scusate, abbiamo ancora due interventi. Prima che vada via Barufi. Velocemente. Ci siamo posti come traguardo. Mi chiamo Laura, sono una cittadina semplice. E quindi... ma non idraulico però. Allora, quanto volevo chiedere ingegneri, quanto può aver inciso la cementificazione in questi ultimi anni e quali sono adesso gli strumenti che l'autorità di bacino può fornire ai comuni per, come dire, adesso parlo un po' da, diciamo, da ambientalista, per bloccare questa cementificazione che sicuramente crea anche dei problemi in questa direzione. Forse voi avete delle evidenze riguardo a quello che è stato, ma soprattutto la cementificazione in zone critiche, quella della bassa pianura fluviana, comunque delle risorgive, perché comunque sappiamo cosa crea cementificare suolo vergine in termini idraulici. Grazie. Raccogliamo altre due oppure come volete? Perché tra l'altro poi il professor Nicolini potrà anche entrare un pochino in merito forse anche di alcuni di questi aspetti, insomma, al di là di tutto lo studio poi scende alla scala urbana e si riflette, è quello che poi arriva a determinare poi sugli strumenti urbanistici. No, però scusi, no, per non voler essere troppo polemico, però ci hanno appena detto che i modelli matematici va con quello che va. Io non, però se posso raccogliere ancora due domande che rispondono, poi Monica Cairoli, ordine degli agronomi. Buonasera, mi ha già presentato. Io volevo chiedere, perché dopo noi ci troviamo a lavorare sul territorio, il discorso del principio dell'invarianza idraulica, il regolamento, perché io mi trovo già professionalmente a doverlo applicare e a trovarmi senza parametri da applicare, con dei risultati totalmente sproporzionati a quelli del territorio. Immagino che dopo, anche nell'applicazione del piano regolatore, ci troveremo in situazioni dove non sono zone sondabili, dove non ci sono rischi, però con delle sproporzioni pazzesche rispetto a quella che era la realtà del manufatto, del non manufatto, quello prima, dopo, durante, però insomma credo che sia un tema da affrontare. Prendo la terza, ormai ho detto che facciamo così. Ricordate, no? Io sono da questa parte, sono Renato e sono un cittadino semplice. Sì, sì. E Francesco, entro il 22 dicembre tu andrai nel tuo comitato istituzionale ad adottare la direttiva alluvioni ai sensi del 2007-60, possibilmente. E lì avrai ovviamente la zonizzazione con le tre fasce relative ai tempi di ritorno ben noti. Dunque si concluderà il tuo piano con le norme di piano, come si bravi i buoni piani, immagino, no? O con qualcosa di simile. La domanda è, questo è quello che tu adotterai in comitato istituzionale, diventerà verosimilmente in approvazione di PCM o cosa simile, di solito se segue la vecchia procedura. La domanda è, in questo DPCM c'è un articolo, ci sarà un articolo che mi dice le norme del PAI sono superate dal piano 2007-60, perché altrimenti come coordiniamo i due strumenti? Se no ci troviamo di nuovo come con la 2060, no? Che abbiamo i piani di tutela che l'Europa non riconosce, ma che la 152 ce li impone, quindi la regione li fa, quindi abbiamo piano di tutela e piano di distretto e piano di gestione vostro. Solo che l'Europa guarda il piano di gestione, noi altri rispondiamo o al piano di gestione, no, al piano di gestione, ma anche ai vincoli del piano di tutela con la necessità dell'incastro. Dunque, vanno in incastro anche i vecchi PAI o i vecchi PAI sono definitivamente superati dall'approvazione del 2760?
rispondiamo. Allora, prima domanda, per dire la verità non credo che debba, così a livello personale, credo scendere in campo l'autorità di bacino, per dire l'autorità di bacino, dico così perché lei ha richiamato questo, per dire non si deve cementificare. Io credo sia un concetto che, per l'amor di Dio, no, dovrebbe essere generalmente riconosciuto, e non credo neanche serva una norma di natura impositiva, in quanto uno si fa male da solo. Comunque, indipendentemente da questo, per dire che la strada in qualche modo era già stata percorsa, se voi avete modo di rivisitare il piano di sicurezza idraulica, tra le norme e le misure che a quel tempo furono individuate, non c'è qui l'ingegnere Asquini questa sera, ma abbiamo lavorato molto con lui su questo, c'era quella di ripristinare le aree di esondazione, fra virgolette, sulle conoidi a monte di Pordenone, che erano state invece utilizzate dalla penna del 66 ampiamente. Ecco i volumi che evidentemente anche potrebbero adesso non tornare perché vengono canalizzati. E uno degli elementi, chiaramente era un obiettivo di lungo periodo, era quello di ripristinare queste zone. Devo dire che il comune di Cordenons, nell'ambito di un'operazione molto complessa che riguardava le discariche che dovevano, diciamo, recuperare, aveva assunto questo impegno e, se non vado errato, perché non vorrei adesso aver perso un po' di memoria, aveva modificato anche il suo strumento urbanistico dicendo che tutta quest'area che era proprio sopra, praticamente era, diciamo, dove sono le discariche preesistenti, c'è una strada e praticamente sopra le risorgive di Vecchieruzzo, doveva essere progressivamente ripristinata per quanto riguardava proprio la capacità di essere utilizzata dalle acque. Teniamo conto che tutto questo è molto bello sulla carta, è anche molto significativo. Non è il cellino al Meduna, non è il Po. Tanto per capirci, la pendenza che ha un corso d'acqua di questo tipo è notevole, la velocità che si possono manifestare è notevole, i processi erosivi, i processi di, diciamo, di, che si possono manifestare in un fenomeno alluvionale sono molto complessi e molto, diciamo, anche fra virgolette aggressivi. Cioè, il Po, no, che preavvisa, no, è come la quarta Venezia, non succede niente, non si vede gli stivali e non succede niente. L'acqua che fa 4 metri al secondo è una cosa un po' differente. Quindi, se da un punto di vista la traiettoria era questa, il processo era questa, c'era un'altra norma che dice, che è tuttora vigente, e che diceva bisogna che in questo caso l'alveo sia arato per mantenere la sua capacità di infiltrazione, quindi i volumi siano infiltrati nelle potenti, no, acquiferi, in modo tale che ci sia una massimizzazione dell'effetto di laminazione delle conoidi. E avanti di questo passo. Un altro elemento che in qualche modo è stato introdotto, che risponde un po' a quello che lei indirettamente dice, è stata l'area fluviale, che ha creato tanti dispiaceri e che ha creato tante, diciamo, reazioni. Perché quest'area fluviale, che diventa intoccabile dal punto di vista dell'antropizzazione e di quant'altro, in qualche modo congela una fetta di territorio che evidentemente non può più essere, diciamo, antropizzata o non può essere più cementificata. Dopodiché il fatto che questa cementificazione cosiddetta sia un fatto che si è consolidato per ovvi motivi. Qualche accorgimento, direi che l'invarianza idraulica dovrebbe andare incontro a questo tipo, diciamo, di esigenza, cioè che non ha niente a che fare, che molto spesso viene confusa tra l'invarianza idraulica e la pericolosità. Un conto è dire i volumi che, no, sono di qua e sono di là, sono rimasti equivalenti, un conto è che l'acqua se ne esca da un argine e vada ad affliggere il territorio con un certo fenomeno esondativo, che sono due cose completamente diverse. Quindi questo è una, si può fare di meglio, la risposta è sì, e troverete delle norme di questa, in questa, delle norme, non delle norme, delle misure, che è diverso, in questi termini nel progetto di piano della direttiva 2007-60, che sono ispirate alle guidelines della Comunità Europea, trovate
anche questo tipo, diciamo, di indicazione, però non è la misura coercitiva, ma è una misura proiettiva, cioè cerchiamo di ragionare in questi termini. Un passetto alla volta io credo ci si arrivi. Ma in sostanza alcuni elementi sono già preesistenti, sì, credo che in sostanza già ogni amministrazione abbia già colto ampiamente la necessità e l'opportunità di andare a operare in questi termini. Per quanto riguarda invece quello che diceva mio amico Villalta, ho già anticipato prima un po' questo quesito che è stato posto molte volte, e appunto questi due piani hanno due diverse configurazioni. Attenzione, perché ribadisco, gli scenari, e uso la parola scenario non a caso, che abbiamo proiettato di esondabilità, di esondazione, nascono anche da rotture, da bresce arginali che noi abbiamo operato con certi criteri che sono stati discussi e ragionati, e in buona sostanza abbiamo proprio sulla falsa riga di quello che trovate scritto nei documenti che potete leggere sui siti della Comunità Europea, che dice: attenzione che le opere idrauliche non le dovete prendere per istituto generale prive di possibili fallanze. Quindi nell'ambito di tutto questo, siccome molte volte, il 90% delle volte, il corpo arginale non è conosciuto né nella sua geotecnica né nella geotecnica di fondazione del corpo arginale, a fronte, diciamo, di una situazione di profilo idrometrico, che in questo caso la sintetizzo è un po' più articolata, ma quando noi la vediamo a meno 20 sul profilo del massimo del corpo arginale, creiamo una breccia e valutiamo lo scenario che si può manifestare a fronte di questa breccia arginale. Tutto questo ovviamente è proiettato alla gestione che ne dovrebbe avere poi questo tipo di fotografia, no, che non è una certezza, è uno scenario, uno di quelli che si potrebbero creare, perché non è detto ovviamente che si formi là o da un'altra parte. E comunque in questi termini, quindi, il tutto è proiettato poi, se lo scenario si configura in questi termini, come si dovrebbe agire o come si deve agire per andare a tutelare il territorio in relazione a tutto questo. Ed ecco il ragionamento che facevo prima. Quindi qui scattano tutti quei meccanismi di cui Fabio Di Bernardo è depositario come protezione civile, e quindi alla fine ne nasce l'azione che ne dovrebbe essere. Questo è quello che si chiedono. Il PAI invece ha fatto una fotografia e dice, a fronte di, e ribadisco, lo sottolineo, è anche una fotografia fra virgolette errata perché è statica, d'accordo? Quindi dal punto di vista di come utilizzare il territorio a fronte di una pericolosità che io leggo con certi requisiti, usa il modello, fai quel che vuoi, però la leggo in qualche modo, allora tu, cara amministrazione, attrezzati per poter tener conto del fatto che si potrebbero manifestare delle condizioni di pericolosità. Quindi uno agisce nell'ambito di quel che potrebbe essere, come facciamo a sviluppare il territorio a fronte di, l'altro agisce come agisco sul territorio se succede una situazione di questo tipo. Allora la domanda finale è: va bene, non capiremo più niente alla fine, perché ci saranno mille cartografie, mille situazioni, mille mappe, e non si capirà più niente. Come ho detto prima, ci siamo posti tutti questo problema, e appunto questa norma, la M21 che troverete, è la prima, non è nostra, questa misura, nel senso che è una questione non certo di vincolo, ma di proposizione, dice proprio questo. Allora questi due piani progressivamente dovranno avere, diciamo, dovranno essere mergiati, però non è un'operazione che va fatta in modo, diciamo, repentino, ma va fatta con progressione, meditando tutte le varie evoluzioni che ne possono succedere. Tanto per capire, con il Veneto in questo momento ci hanno dato incarico di andargli a fare, diciamo, questa valutazione di tutte queste aree di attenzione che sono sparse in tutti i bacini nazionali dove lavoriamo noi, e le simulazioni che abbiamo fatto sono simulazioni che non tengono conto della breccia arginale che si potrebbe configurare, perché la logica è leggermente diversa. Quindi riassumendo, in questo momento hanno queste due logiche,
è sacrosanto il ragionamento che ha fatto Villalta, ma che ho anticipato anche prima, la risposta è quella che vi ho dato e è un problema che si è posto a livello nazionale, perché non più di qualche giorno fa ne abbiamo discusso anche tutti insieme alla Presidente del Consiglio. Ciò non toglie che in questo momento la logica è questa qua. Concludo. Gli europei hanno un modo di ragionare leggermente diversi da noi, nel senso che per loro è una lettura, diciamo, di natura propositiva. Non hanno detto un piano fatto così per fare un sacco di opere. Se leggete le best practices, ma leggetele perché vale la pena leggere. Brutalmente ti dice impara a scappare prima di... Guarda che delle tre variabili, P, V, E, l'esposizione alla vulnerabilità, se tu lavori sull'esposizione, lavori sulla vulnerabilità, abbatti molto il rischio, è dimostrato. Quindi prima di andare a operare, dice l'ultima razza che tu hai è quella di fare opere strutturali. Prima impara a governare questi due, diciamo, elementi di... Uno dice i corpi arginali dell'Iventa non sono proprio corpi arginali di, non più tanto a Pordenone quanto giù nel Veneto, sono argini di 5, 6, 7 metri. Domanda, chi sa la geotecnica di quegli argini? Quando tu hai un profilo che si mantiene per ore, qual è la probabilità che quell'argine schianti nel giro di qualche minuto? E un argine di 7 metri che cede vuol dire che qualcuno ci lascia le pene, garantito, perché la quantità di moto che si manifesta è paventosa. Allora, questo, una delle prime cose che dobbiamo fare, bene, la troverete anche scritta, impariamo a monitorare a basso costo, perché questo è un presupposto fondamentale, i corpi arginali per poter imparare a scappare con un minimo di anticipo. Certamente se facessimo i carotaggi di tutti i corpi arginali, si fa una bella geotecnica, conosciamo tutto, si fa un bel modello e volontà secchio. Ma quanto costa? Tra Veneto e Friuli ci sono più di 4.000 km di argini di seconda categoria. Fate due conti in croce e vedete quanto costa fare un carotaggio completo, argine, fondazione, fare le analisi e vedrete che diventa molto difficile. Allora, a fronte di questo, come ci comportiamo con un argine, ribadisco, se 7 metri è veramente bene pensarci, se 3 metri potrebbe già essere comunque, vedi, non c'è, quella famosa notte che ero qua anch'io, no, un argine non è neanche particolare, ma quello che ha generato, e quindi questi corpi, queste opere idrauliche sono estremamente delicate. La manutenzione di questa opera idraulica, come viene fatta? Questo hanno domandato in particolare. Quindi la logica nella quale si sta proiettando il resto dell'Europa, e ribadisco, qualche giorno fa mi sono confrontato con i colleghi austriaci che stanno ragionando allo stesso modo, è quella di dire, attenzione, non tanto vincoli, non è che tu debba mettere vincoli, tu debba fare opere, è quello di imparare a comportarti in relazione a questo tipo di problemi. Sì, adesso rispondo io, mi metto qui per non dare spalle. Allora, in variante idraulica, la signora ha perfettamente ragione. La regione doveva uscire a suo tempo con un regolamento, non è mai uscita, quest'anno uscirà. Perché effettivamente è un po' imbarazzante, quindi io in questo momento rappresento la regione ed è così. Quindi quest'anno verrà fuori una proposta, almeno una proposta di regolamento. Posso anticipare che non sarà... chissà che cosa, molto probabilmente prenderemo l'esempio, ad esempio, la Regione Veneto e cercheremo di migliorare laddove la Regione Veneto magari ha fatto delle cose che per noi magari non sono applicabili sul nostro territorio, però non penso tireremo fuori cose difficilmente implementabili. Quindi il discorso della urbanizzazione dei suoli è un po' legato anche a questa cosa qui, un po' si urbanizza poco perché c'è anche la crisi economica, quindi ovviamente in questo momento un po' tutto fermo questo tipo di attività. Ma facendo il discorso dell'invarianza idraulica, tralasciando gli aspetti ecologici, è evidente che se vado a urbanizzare un'area, cioè identificare un'area, con l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, teoricamente non dovrei provocare
verificare delle conseguenze negative a valle, però è anche vero che l'applicazione del principio di emergenza idraulica significa anche un aumento dei costi delle reti di drenaggio, significa tubazioni con diametro maggiore, scavare più in profondità, probabilmente stazioni di sollevamento alla fine della rete, eccetera, eccetera. Quindi anche sono cose importanti queste da tenere in mente. Per quanto riguarda il discorso dei PAI, io mi occupo di PAI da un bel po' di anni e devo dire che la direttiva alluvioni nasce per un certo tipo di cose, il PAI per un'altra, hanno due finalità diverse. Il PAI dà una valutazione della pericolosità, si impone dei vincoli ma dice questo è il grado di pericolosità in questo punto del territorio, per cui in funzione del grado di pericolosità tu puoi fare un determinato tipo di attività. Inizialmente i PAI erano nati, secondo Sarno e Sovelato, con l'analisi del rischio. Il rischio che cos'è? La pericolosità moltiplicata l'esposizione, la vulnerabilità, per diciamo, il costo di quello che viene eventualmente allagato. Però ovviamente se noi andiamo a cambiare l'uso del suolo continuamente, è chiaro che una mappa del rischio su un territorio deve cambiare continuamente, perché ogni volta che c'è una variante di un impianto regolatore deve necessariamente cambiare la mappa del rischio. Faccio un esempio, ho una zona a una bassa probabilità di allagamento, benissimo, un conto se ci metto un campo agricolo, un conto se ci metto un asilo nido, il rischio cambia completamente e quindi ovviamente ogni volta che c'è una variante per il regolatore dovrei andare a cambiare automaticamente tutte le mappe del rischio. Ci sono 215-219 comuni in regione, ogni giorno arriva un giorno sì, un giorno no variante per il regolatore, immaginate voi che confusione si creerebbe. Uno vuole conoscere il rischio, benissimo, se prende la pericolosità, lo incrocia con l'uso del suolo, c'erano le tabelline e fa un'analisi di questo tipo. Il PAI, diversamente dalla direttiva alluvioni, prende in considerazione molti altri meccanismi di piena. Le piene storiche, i ristagni delle acque, la risalita della falda freatica, lo stato di manutenzione dei corpi arsenali. Per cui se io sono in protezione civile e devo ad esempio allestire un piano di emergenza, devo definire una zona dove allestire una tendopoli, è evidente che non vado ad allestirla in una zona dove c'è un ristagno conosciuto delle acque. La direttiva alluvioni non mi dice queste cose qui, mi dà delle simulazioni idrauliche su modelli, e dopo risponderò anche in genere a Pridis, su modelli che mi danno appunto dei scenari, delle simulazioni di rottura originale nel cui il franco idraulico per quel tempo di ritorno è inferiore ai 20 cm e così via. Quindi sono due cose diverse. Il problema è riuscire, la guerra sarà, cercare di incorporare casomai la direttiva alluvioni all'interno del PAI e non viceversa. Questo comunque è la mia opinione personale. E non è un'opinione personale, il fatto quello che vedo del PAI che analizza ovviamente più meccanismi di allagamento. Per quanto riguarda i modelli, io so che l'ingegnere Pris è molto bravo, è un professionista stimato, però io voglio vantarmi, non sono uno che si vanta, però io ho fatto un bel po' di anni modellistica e so benissimo come funzionano i modelli. Basta cambiare pochissimi parametri per avere risultati completamente diversi. Allora, se noi ragioniamo per Escabrezzo, ragioniamo anche con le idrologie, gli idrogrammi di piena, che sono l'idrologia, gli inglesi mi hanno sempre detto che sia black magic, no? Magia nera, no? Anche lì, su 500 parametri che servono per definire l'onda di piena, ne cambio due e ho una piena completamente diversa. Questa piena completamente diversa mi dà un risultato completamente diverso. Quindi attenzione con i modelli idraulici. Il modello idraulico non mi dà quelli, teoricamente non mi dovrebbe dare quel livello lì, mi dovrebbe dare un range di livelli. Quando io faccio un modello idraulico, dovrei fare un'analisi di sensitività del modello, quindi far girare il modello con diverse classi di scadenza, almeno 2-3, e far variare almeno i parametri principali del 15-20%. In modo da capire che io la mia soluzione matematica è in quel range lì. Non si fa perché non c'è la mentalità di fare questa cosa, quindi non ci sono i tempi, non ci sono i costi e tutta una serie di cose. Però il modello non è che si butta via. Il modello si fa dopo che chi fa il modello ha in mente, ha già in testa, sa quello che succederà in quel punto. Il modello ti dice se eventualmente l'acqua è alta così o è alta così. Ma non è il modello che mi deve sempre dire dove va fuori l'acqua. Per fare dei modelli bisogna prima conoscere il territorio, conoscere la storia del territorio, inserire correttamente i dati topografici, le quote arginali, inserire gli sbarramenti che ci sono, gli attraversamenti, tutte quelle cose lì, e dopo partire con le simulazioni. Purtroppo non si fa molto questo esercizio, perché? Perché non ci sono i tempi, non ci sono le conoscenze, la gente non va più sul territorio a fare dei rilievi topografici e così via. Quindi
non voglio demonizzare i modelli, però i modelli vanno presi sempre con le pinze, perché danno un'indicazione. Possono essere utili magari se sono fatti, sono calibrati, tarati, verificati, ma fatti in una certa maniera, ma bisogna un attimino stare molto attenti. Grazie. Buonasera a tutti, volevo dare un saluto, sono il commissario pro tempore del Consorzio di Bonifica Generale Duna. Sono venuto qua per ascoltare, principalmente, perché poi anche devo capire e studiare anni e anni di storia di Ravedis, ma è stata definita magari in maniera scherzosa anche un giocattolo, Ravedis è un giocattolo che è costato tanti soldi, deve essere quindi sfruttato, utilizzato al meglio per i diversi usi a cui, è stata realizzata. Quindi non mi dilungo, è una cosa che però è fondamentale, secondo me, che tutti sappiano, per esempio gli eventi che sono stati registrati di recente, tra cui quello più recente, quello del novembre 2014, servirà per fare la taratura, è stata richiamata anche prima dal professor Nicolini, la taratura del modello che è stato già implementato per, diciamo, studiare la propagazione dell'onda di piena, la laminazione della piena sul cellina. Quindi un modello c'è già, ovviamente dovrà essere adeguatamente tarato. Il piano di laminazione è stato fatto ed è stato approvato, come diceva prima il dottor Di Bernardo, a marzo 2014. Ritengo in maniera opportuna, abbastanza cautelativamente, ovviamente. Ecco, adesso, alla luce anche del modello che abbiamo a disposizione, della taratura che potrà essere fatta in base alle informazioni acquisite, intavoleremo un discorso con la Protezione Civile, con la Regione, insomma, con tutti gli enti in qualche modo coinvolti, per sfruttare al massimo le potenzialità dell'opera fatta. Quindi, diciamo, è una cosa che in qualche modo dovrà essere condivisa tra tutti gli attori, che può essere sfruttata, come vi ribadisco, al massimo delle potenzialità, che penso che è lo scopo di tutti, sfruttare meglio i soldi tanti investiti. Mi fermo qua. In merito a un problema che sta venendo avanti in altre regioni, naturalmente piccolo rispetto alle proporzioni, però che rientra nel discorso dell'ingegner Ruffini, prima, che non conosciamo in realtà come sono i nostri angeli, cioè il problema delle nutrie che sta causando in giro parecchie cose, si comincia a monitorare qualcosa, lo so che la scavano gallerie anche di 30 metri e in molti punti stanno accedendo. Non so se è uno degli argomenti che comincia a essere. Ma è un problema che, non so, adesso forse anche Bongiovanni ha delle segnalazioni qua, visto che poi il mondo agricolo è quello anche molto attento a queste presenze. Siamo anche in provincia di Udine, ci sono tante segnalazioni, mi pare che anche in provincia di Pordenone ce ne sono state. Diciamo che è un motivo per cui gli argini devono essere tenuti perfettamente sfalciati, tenuti in ordine, anche per poter verificare la presenza di queste tane, perché se non c'è una situazione di buona manutenzione diventa anche difficile rendersi conto del problema, no? E sono specie comunque che tendono a stare abbastanza anche vicino all'acqua, per cui è un problema che talvolta si ripercuote più sulle sponde, quindi dove è al pelo, no? Dove c'è la presenza, la prossimità dell'acqua. Gli argini che stanno, diciamo, a campagna, no? Con una zona governale più o meno ampia, in mezzo sono, diciamo, forse meno interessati, però ci sono i tassi, ci sono anche altre specie che invece vanno anche in zone, diciamo, dove l'argine è più asciutto. Quindi l'attività che facciamo anche con i volontari che hanno assegnato le tratte di sorveglianza, che loro si esercitano anche per andare a vedere come la situazione anche diciamo quando non ci sono le situazioni, ci segnalano, poi noi inviamo le segnalazioni ai colleghi del servizio di difesa del suolo che hanno diciamo, un servizio di manutenzione di queste opere, quindi c'è questa attività in corso. Negli interventi che si fanno, adesso si suggerisce di mettere delle reti, no, anti scavo, e poi so che anche la provincia di Udine aveva avviato delle attività in collaborazione con le riserve di caccia, visto che una soluzione per ridurre, diciamo, la presenza era anche quella di cacciarlo, di catturarlo con delle tratte, come tecniche di dove ci sono grosse presenze. Grazie. Grazie. Sì, al professor Nicolini volevo fare una domanda. Trovo che siete stati abbastanza severi nella simulazione della portata fognaria.
Perché dico questo? Perché dove abito io mi avete messo in zona rossa e non riscontro particolari problemi di pecuniario, quindi mi chiedo, ma, cioè, proprio anche come diciamo, curiosità professionale. Una volta si diceva non sovradimensioniamo le fognature perché non è corretto sì, investire troppi soldi nelle condotte se accetta che oltre un determinato tempo di ritorno ci siano degli allagamenti. Adesso non conosco il tipo di modellazione che avete fatto nel dettaglio. Dove sto io non ho mai avuto problemi di tipo fognario e ne ho avuto problemi di risalita di caldo durante tutto il 2014, quindi mi chiedevo intanto quali si considerano gli standard per i quali devono essere dimensionate le fognature, d'ora in avanti in un certo senso, e quali pericoli avete considerato, sì, quali ipotesi avete fatto. In realtà la zona rossa non vuol dire allagamento fognario. La zona rossa è un incrocio di più parametri. Uno è la fognatura, quindi la capacità di convogliamento, il fatto che i tubi possano entrare in pressione eventualmente allagamento. L'altro è il grado di urbanizzazione, visto che lavora nell'ambito del piano regolatore, quindi quanto più intensamente allineata la zona. Quindi potremmo dire quanto più sono i coefficienti a flusso, tanto più tendiamo al rosso. E l'altro è, oltre al ricoprimento superficiale, il grado di assorbimento, di capacità di assorbimento dei terreni. Quindi di fatto, oltre alla fauna, questo insieme di parametri va a incidere nella classificazione, nella zonizzazione, quindi nei colori. I colori cosa servono? Servono poi per definire zone dove verranno prescritte le norme di emergenza idraulica. Quindi nella zona rossa non vado a fare infiltrazioni in sostanza, o perché la falda è troppo alta, o perché la capacità del terreno è bassa, o perché è già abbastanza impermeabilizzato il territorio, ma dovrò prevedere delle vasche. Quindi rosso non vuol dire allagamento. Per quanto riguarda poi il tempo di ritorno, giusta risposta, lì c'è un evento di 20 anni con il programma Chicago, che non è realizzato abbastanza, quindi ti do uno, ma ormai di fatto siamo negli standard, anzi in aree cittadine, normative europee vanno sui 30 anni minimo, in aree metropolitane siamo sui 50 anni il tempo di ritorno, come linee guida riferimenti che chiaramente non sono stati ancora recepiti. Quindi abbiamo il luogo di 10 anni, ci siamo tenuti sui 20 anni, ma la rete fognaria non è che dove abbiamo le zone rosse allarme, abbiamo solo alcuni punti, via le caserme piuttosto che altri, che ma sì, per il specifico, si vuole una laminazione perché quello per il territorio lì un domani contribuisce, non si vuole che contribuisca in maniera pesante. Esatto, nel senso che già adesso ho un picco di piena. Se faccio qualcosa, posso incrementarlo, allora metto una vasca per tenere lo stesso picco di adesso. Cioè il rosso è quell'indicazione lì, non è che l'acqua esce di pozzetto, è un incrocio di questi indicatori. E che ha ripercussioni sulle normative di mercato, cioè sulle prescrizioni. In alto era tutto blu e verde per dire, perché ho la nostra capacità di infiltrazione del terreno. Rappresenta proprio un rischio di pianificazione. Esatto, infatti il lavoro è nell'ottica poi del piano regolatore. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, da chi ha fatto gli interventi alle domande poste. Spero che sia stato utile per tutti noi, che sia stato utile per capire come stiamo procedendo e quali sono i principi che ci stanno orientando. Naturalmente tutti i materiali verranno pubblicati sul sito, sul blog di Pordenone Più Facile, sono tutti scaricabili e naturalmente siamo qui per ricevere suggerimenti, approfondimenti e
altri momenti di riflessione su questo tema che sicuramente è uno di quelli cardine delle nostre future scelte. Grazie. Grazie.